fatto che adesso i ragazzi vogliono fare lezione per strada non è tanto una ribellione alla didattica a distanza, è l'esigenza di stare insieme. Questo, se noi non riusciamo a comprendere questo, ma vediamo solo come una cattedra, una panchina usata come cattedra e degli sgabelli degli zaini usati come sedili, e questa è la scuola, non è la scuola quella. Quella è una disperazione, cioè i ragazzi hanno i loro problemi, li stanno denunciando e noi dobbiamo cercare di capire questi problemi, non di adeguare una risposta a quel momento. È una piccola toppa. Il problema è che i ragazzi vogliono stare insieme, hanno necessità, esigenza e bisogno di confrontarsi con i coetanei, con degli adulti, ma non che non siano solamente i genitori, insomma, e c'è tutto un mondo che noi abbiamo tolto. Non ovviamente per colpa, ma abbiamo tolto un anno di vita ai ragazzi e ne stiamo pagando le conseguenze. Rendiamocene conto, le conseguenze sono minori. Facciamo finta di niente, le conseguenze aumentano.